Allora, adesso faccio una caricatura. Che sarebbe? C'ho questo. C'è Baiocco. No, stavo provando lo shoutout, devo modificare il comando. Questo in realtà dovrebbe prendere e far uscire il nome della persona e Cioè, mi è venuto in mente che il coso dovrebbe essere così, vedi? Tommy? Ah no, scusami. Allora, qui dicono batteria non collegata, collegata ma non in carica, come risolvere? Le cose vanno bene, è necessario spegnere proprio, muovere la L'ho già batteria, fatto. riaccendere il dispositivo con il caricabatterie Non collegato alla si posizione. accende il computer, ma non si accende proprio. Per Quindi è bruciato l'alimentatore. cui o è bruciato l'alimentatore, o va cambiata la batteria interna della scheda madre, cioè non so che cosa possa essere, perché qua il segnale della corrente in Ciao entrata Gaia. l'alimentatore lo dà. Mi piace tanto così, vabbè. Come stai? Boh, Tipo cosa devi fare? facciamo una prova, eh. Dopo mi prendo la hard disk da dentro quel computer, lo metto dentro il fisso e inizio a usare il fisso con lo C'è. schermo. Non c'è Sì, altro da fare io perché quel bene. computer ormai è morto. Morto o Ok. sepolto. Proprio dimenticati di quel computer. Al massimo vediamo se riesco a recuperarci lo schermo, a estrarlo per farti un altro schermetto esterno. Ma conta, io se ho quello schermo lì grande esterno, vabbè, usavo solo quello perché l'ho rovinato. Quindi non fa niente. Boh, vediamo un po'. Mi sa che mi serve della carta, eccola Potrebbe qua. anche essere quel punto del collegamento del filo, no, non c'entra niente. La corrente arriva. Sto facendo un po' di scarabocchi. Questa non funziona bene, vabbè, me lo tengo lo stesso. Tra i diritti fondamentali umani firmati dall'Europa. Ah, sei una traduttrice, Gaia? Questo inchiostro che ci ho messo è troppo liquido, vedi? Ok, sta Ah andando no. tutto, sì, perfetto, dai. Sì. Sono compiti dati dalla professoressa. Ah, sì. Professoressa di italiano, di inglese, immagino. Questo è sbagliato, vedi. Vabbè, questo me lo faremo dopo. Che
Che cattiva sta professoressa. Io invece sto facendo pasticci proprio. Farvi recuperare i brutti voti. Meno male, bello, brava. Chi è Sketch? Quello australiano. È bravo, sì, Sketch. Bravo, forte. Eh sì. È più grande di me, poi. Non conta la verifica, se andiamo peggio ci dà un'altra occasione. Non sappiamo che quella ci mette il voto della verifica. Ah, ma... E quindi vi sta motivando con una lotta per la sopravvivenza. Ok, questo boh. Beh, è buffo però. Solo che devo aspettare che asciughi, se no rovino tutto. Quindi, intanto me ne stavo inventando un altro. Mettiamoci quest'altro, giocherelliamo con quest'altro. Quest'altro però lo faccio appena biro. Aspetta un attimo. Beh, scusa, sto studiando cose, tanto vale che lo faccio in diretta. Ah, così ti dà dei crediti. Ah, questa carta, la gommapane, la soffre. Allora, questo qui lo facciamo come faceva Jacovitti. Dalla sera vedo che abbiamo lo stesso computer. Ah, sì, l'Asus, bello con la memoria. Ah. E poi ti faceva questa cosa qua. Però qui non è giusta. Ci vuole proprio una pennellata, un segno personalizzato. È la Ci vuole un Madonna. segno. È un altro segno questo. Beh, questo è ottimo questo computer. Anche se a me servirebbe. Automaticamente va rapido, poi è molto più facile. Sì, con una palettina, poi
bello, passa, bellissimo il computer capita, questo qua. Quando mi passa una, come si chiamano, quindi prendo due barattoli di sabbia, punto la fetta e li metto quella a moca. Questo corpo è troppo grosso, è ancora troppo grosso, anche il collo è troppo largo, lo sfiniamo sto collo. Grande così. Forse la settimana che si deve fare iniziare a. Sì, dai, la cosa che dovrebbe fare è buttare, cioè certi punti di questi sono scuri, certi chiari, non hanno una grande contorno. Non è male, eh. Ma è molto realistico. Sì, è abbastanza fogliante. Sì, quello che capire, allora qua sono più scuri, qua sono più chiari. Giusto. Perché c'è la luce. Certo. No? Beh, ma è quello che gli ho fatto fare oggi. Proprio quello studio lì a fare. Abbastanza. Quello è molto bello. Che è questo? Mi sembra molto. Che vaneggio strano. Questo è più grasso terra rispetto alla terra, eh. Sì, però è una questione di mascella. E quindi praticamente invece di Gaia, invece di sentire la radio, vi collegate a. Guarda. Oh, la sorella. Guarda. Qua. Qua. Grassa. Guarda. No. Ancora niente vaccino. Beh, ma io sto sotto i 70, quindi per poco, ma sto sotto. Quindi fa così, fa e poi fa. Tipo dopo. Tommy mi sa che è qui, ma ha lasciato un regalino. Sento un odorino. No, ci ho buttata. No, eh? Ciao. Non uscire, ragazzi. Ciao. Grazie ragazzi. È ripassata? Diventa un po' più magra. Pestato hai fatto vabbè ma. Beh, sto seduto, solo che io sono il posto, sono nel posto più lontano da dove lui dorme il cane, e allora ma anche più piccolo potrebbe essere, cioè potrebbe essere addirittura così. Questo qui, non sai che non mi ricordo. Ciao ciambatta. A dopo. Ciao. Con la luce del giorno. E così sei sicuro che non sono un vampiro. Anche se in effetti sto al coperto con le luci artificiali. No. Vai dentro? Vieni qua, fondo. Attento la faccia. Ciao Ale. Ciao. Ciao, ciao. Ti ho ridato i 20 euro, Lucia. Che bellini.
Però forse era meglio questo. Allora, questo c'aveva in realtà, il becco è giusto, il corpo è troppo grosso. Questo è molto sinuoso. Boh. E lo faccio con le matite colorate, sempre la cosa più veloce. Torno subito. Allora, quello è asciutto. Puliamo. Il fenicottero gli piace, allora gli faccio una stampa, cioè faccio una scansione e glielo mando alla tua bambina. Come si chiama la tua bambina? Irene, dai che glielo mando. Scrivimi le mail. Cioè, a Irene. Ma quale gli piace? Che ne ho fatti tre. Quale gli piace? Questo? Questo? O questo? Sto facendo fenicotteri a tutto spiano oggi. Ma perché ho visto dei disegni di un mio amico che intervisterò non questa settimana, la prossima settimana mi sembra. Quello colorato. Ah, questo qua. È vero che sì, è la prima idea. Questo qui. Ma adesso coloro pure questi. Poi quindi sceglierà. Vediamo un po', anche a questo gli darò il colore, vediamo che cosa c'ho qua, che colori c'ho, che colore c'ho,
Tanto mi serve un violetto perché lui è violetto. Cominciamo col violetto. Ciao Nico 99, come va? Allora, il fatto è che non mi ricordo più come è fatto. Non mi ricordo. Aspetta, qui c'ho troppa roba sul tavolo. C'ho un cellulare di troppo che metto qua. Poi c'ho una telecamera che la metto là. C'ho un tavolo che è una follia. Ok, così c'ho le matite colorate. Così, aperte. Stavo dicendo, cos'è che stavo dicendo? Questo. Gaia ha riscattato la modalità canora. No, oggi non canto. È una cosa dell'altra sera, di due sere fa, che è arrivato un'orda di pazzi e mi hanno cose, e fra loro e mio figlio mi hanno costretto a cantare. Devi scrivermi le parole. Non è possibile. Perché l'ha lasciato? Devi scrivere le parole, devi scrivere il titolo della canzone e mi devi mettere le parole. Se conosco la canzone la canto in italiano, di quelle in italiano, eh? Ormai lo devo fare. Dobbiamo toglierla questa cosa, finisce troppo male. Allora, tagliamogli una colorata. Ma ti rendi conto, mi ha lasciato... È un pazzo mio figlio. Adesso mi sente quanto... Ma non è possibile. Non è che carogna che sei. No, non è uno di quelli dell'altra sera, credo, non me lo ricordo. Ci vuole far cantare Sara perché ti amo, è un'emozione. Aiuto. E adesso sono costretto. E la devi trovare le parole perché sennò non la canto. Aiuto, mi ha ridotto un pagliaccio la furbaccia. Non mi ricordo la forma, devo guardare un attimo una cosa. Perché non ricordo la forma. Madonna, sto mouse. Povero disgraziato, pure lui c'ha ragione. Ecco. Qui.
Sì, imperterrita, eh. Aspetta un momento che sto cercando. Ah, eccolo qua. Ok. No, è solo la prima parte. Ma è lunghissima. No, no, troppo lunga. Comunque, che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo, no, lo canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché. E se l'amore non c'è, basta una canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola, si sa, va. Sempre più in alto si va e vola, vola con me. Il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una canzone. Ehi, non lo so bene come fa. Basta una canzone per far confusione fuori e dentro di te. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo. Allora ci sposiamo, se cade il mondo sarà perché ti amo. Anche Irene la conosce. Stringimi forte e stammi più vicino. Questa la canto, guarda, in onore di Irene. E, beh, anche di Gaia. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto. Almeno noi ci amiamo e vola, vola, si sa, sempre più in alto si va e vola, vola con me. Il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola, si va. Poi anche a cappella lo sto cantando, senza neanche la base musicale, ragazzi. E vola, vola, si va, sarà perché ti amo. E vola, vola con me, e stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo. Che confusione, sarà perché ti amo. Basta. Che vergogna. Che vergogna. Vabbè. Ormai è fatta. Sputtanato. Bravissimo, un corno. Ai, vabbè. Abbiamo fatto pure questa figuraccia.
No, mi vuoi ricattare, ho capito. Ai, 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 ai. Mandamela perché così me la, così mi diverto pure io. A me che io l'ho registrata, quindi. Ma renditi conto. Nei tuoi ricordi. Quando sarai depressa, dici, guarda, cioè, vedi che c'è qualcuno che è peggio di me. Già quello malcomune è mezzo gaudio. Ai, 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 ai. Ah, io devo vedere perché mi sa che c'è un. Irene, papà sta preparando da mangiare, ciao. E come fa? Ma perché eravate? Ma non capisco. Ah, l'hai persa. Vabbè, comunque, A rimane, quindi te la puoi salvare, credo. Se no. Io non lo so neanche come si fanno queste clip. Si vede poco il colore, mi sa. Mi sa che. Siccome questi sono a base d'olio, forse con la trementina. Ah, il becco è tutto viola. Allora, intanto qui c'ha questo becco così nero e poi c'ha questa parte qui nera. Mi volevi. Mi volevi ricattare, eh? Ok.
ci vuole un bel rosa. Ce l'ho, vediamo se ce l'ho qui. Eccolo un bel rosa. C'ha pure la narice. Che l'hanno preciso.
Io sono cresciuto a Roma, però ormai sono 30 anni che sto in Sardegna, a Cagliari. Perché me lo chiedi? Vabbè, magari per l'accento, dici. È bella sì la Sardegna, è un posto incredibile, lo consiglio a tutti. Roma è bellissima, però è confusionaria. Scommesso con un'amica amica sulla zona dove vive, lei ha detto Sardegna, io Roma. Ah, si vede che lo sapeva lei. Però Roma e Sardegna tutte e due. Adesso non sapete chi ha vinto, certo. Avete vinto tutte e due. Beh, ancora si sente l'accento? L'accento romano ancora si sente. Ok, ne abbiamo fatto uno. Quest'altro lo faccio con le matite acquerellabili. Allora, questo sta qua. Questi due li caccio qua. Ah, ma quel cappello mi ha condotto per... Questo cappello perché? Che non c'entra niente con Roma. Boh. È vero, tante volte uno ha delle impressioni. Sensazione. Comunque sì, le origini. Ah no, qui bisogna dare il verde. Thank you.
Girolimoni è una storia famosa. Girolimoni è un poveraccio che è finito sbattuto in prima pagina perché lo accusavano di essere un pedofilo o qualcosa del genere. Girolimoni è uno dei primi scandali, sbatti il mostro in prima pagina, che poi sbagliarono perché lui in realtà non c'entrava nulla. Ma tu di dove sei, Gaia? Ah, di Napoli. Napoli mille colore. Chi è? È una città che adoro, Napoli, mi piace tantissimo. Mi piacciono i napoletani qua. Ciao Baiocco, dove stai in giro? Ma ti rendi conto, Baiocco, che cosa mi hai combinato? Che hai lasciato la modalità canterina e l'hanno riscattata e ho dovuto cantare?
quella la devi togliere. Che vergogna. Alziamo il costo. No, adesso la leviamo. E tu non hai capito che cosa mi hanno fatto cantare. Che confusione. Sarà perché ti amo. È un'emozione. È così. Ma infatti non ho capito perché l'ha lasciata. Quella era una cosa estemporanea, una volta ogni... modalità canterina. No, no, è divertente, solo che... Quindi Gaia, c'è un'amica, se eravate lì a dire questo è romano, è che è un'amica tua lì che sta da te adesso, in casa tua o dove sei? Lo stesso account Twitch e stava vedendo con te. Ho capito. E ora è andata a mangiare. Buon appetito. E adesso fra un po' vado pure io. Questa è una cosa un po' estemporanea. Ciao skate skater. Adesso glielo diamo un po' più intenso. Hamburger di verdure, crocchette di verdure, broccoli di verdure col parmigiano. No, io no, ieri. Ma io adesso mi sono messa a dieta perché sono un ciccione che fa impressione. Per cui sto dimezzando tutte le... Però ieri ho mangiato pesce. La fregatura è che cucino io e cucino bene. Chi c'è lì? Sfumato. Penne all'arrabbiata buone, coniglio, patate e pastiera. Ah, la pastiera che buona, fatta da mamma o comprata. Vabbè, lì è buona sempre. A Roma c'era un posto a Corso Vittorio Emanuele che faceva la pastiera. Ci andavano da tutta Roma.
c'erano dei taralli, lardo di maiale e pepe. Ah, no, nel latte a colazione non si fa. Vabbè, è gente, bisogna capirla. Io ieri mi sono fatto, abbiamo fatto, vabbè, ieri sono abbiamo mangiato una cosa sola, abbiamo mangiato, vedi qui, aspetta un attimo che ho fatto una sciocchezza. Ciao Alessandro, volevo ricordarti che non ci vediamo oggi. Ah, perfetto. Abbiamo appuntamento alle 12:30, ma io ho una visita medica e non posso. Ci aggiorniamo, ok? Ciao, grazie. Meno male, perché io mi sono messa a disegnare e me l'ho dimenticato. Ok, mi sono salvato. Ho fatto una... Non mangio i molluschi, che lo sai, perché non sono buoni. Io, mia madre, mia nonna e mio nonno gli abbiamo fatto tutte le fotografie. Che carogna! Zuppa di cosce e polipo da diverse angolazioni. E brave. No, io mangio l'altra sera, abbiamo fatto le spigole. E ieri c'avevo un ragù e abbiamo fatto... una strana pasta fresca, una specie di i bigoli, vabbè, una specie di spaghetti di pasta all'uovo freschi col ragù. C'avevamo il ragù però alla bolognese, non alla napoletana, perché ci vuole troppo tempo a farla alla napoletana il ragù. Ah, per vendetta, carine. Vai giù. Oh. Ok. Beh, mi sa che devo andare a mangiare anch'io. Sento rumore di... Quindi vi saluto. Significa che anche lei ha il diabete. E quindi era una controffensiva che non vale.
Grazie per il buon pranzo anche a voi. Tanti saluti, ciao ciao. Termina.